Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusate se ci ho messo più giorni perché avevo deciso di fare un video a settimana, ma ho perso alcuni giorni perché siamo stati male. Non potevo proprio fare video perché quando avevo finalmente un po' di tempo libero, allora lo spendevo dormendo perché avevo bisogno proprio di ricaricarmi. E con l'inverno, con il freddo che sta ricominciano anche le giornate in cui Grace si ammala più frequentemente. I bambini vanno a scuola, vanno a giocare, vanno al parco, incontrano altri bambini, vanno gonfiabili, sudano, si ammalano. Mi hanno detto che normalmente si potrebbero ammalare anche ogni 2 settimane. Fortunatamente Grace un po' di meno, però comunque capita perché sono ritornate le giornate fredde. Comunque adesso siamo tutti bene e sono strafelice che siamo arrivati a novembre perché non vedo l'ora di addobbare tutta la casa, vedete? Già Grace ha fatto l'albero di Natale, un disegno. Tra l'altro, se vedete, non è nemmeno addobbato perché dobbiamo ancora addobbare tutto e quindi penso che sia un modo per dire che prima lo facciamo nella vita e poi lo disegnerà. Non lo so, vabbè, comunque faremo anche questo tra un po' perché lo voglio fare prima. So che si fa solitamente l'8 dicembre, però siccome siamo tutti già nel periodo natalizio, anche i negozi, non ci vedo niente di male a farlo prima e quindi lo faremo in questi giorni o la prossima settimana perché Grace me lo chiede, me lo richiede, me lo richiede. Siccome sta facendo la brava, va a scuola, allora facciamo l'albero, cioè alla fine che cosa costa? E solo la sua felicità. Io, il mio sogno sarebbe addobbare tutta la casa tipo stile americano. Io non so loro come facciano, ma è letteralmente impossibile, a meno che non sia una milionaria. Però, cioè, non so, cioè, a comprare tutte le cose, ma anche per, che ne so, per coprire le sedie con un vestito di Babbo Natale e la tovaglia di Natale e tutti i fiori, tutti i fiocchi intorno, in giro per casa, intorno al camino, vabbè che qui non ho un camino, poi vabbè tutte le luci intorno alla casa fuori, ma anche dentro hanno le luci e poi vabbè l'albero di Natale è enorme, loro solitamente ce l'hanno altissimo, enorme, che si sente proprio l'atmosfera natalizia, tutto sul rosso, verde, bianco, e cioè questo sarebbe bellissimo, però non posso nemmeno immaginare quanti soldi potrei spendere per queste cose. Vabbè, allora, cosa facciamo oggi? Niente cose di Natale, adesso è un po' presto, poi voglio farle dopo, e siccome avevo già detto che dovevo fare prima delle cose, e poi farò altre cose tipo l'albero di Natale, quindi adesso in questo video voglio. Allora, ci sono 3 cose da fare. Una, mettere delle tende alle finestre. Ho comprato dei rotoli che si attaccano alla finestra, invece di usare tipo questo piano qui, che sinceramente è tipo stile un po' vecchio. Vorrei provare a attaccare queste cose qui alle finestre per renderle tipo un po' opache, così non si vede. Cioè io sembrerà come se avessi una tenda, ma è solo una cosa che si appiccica. Vabbè, vi farò vedere. Tra l'altro ho pagato, mi sa, 4 euro su Shein a rotolo, quindi il prezzo ci sta. Seconda cosa, le piante degli avocado che ho. Le dobbiamo mettere dentro delle graste che ho comprato. Sembra che si stia un po' bloccando la crescita. Quella lì non cresce già più. Vabbè, poi ve le faccio vedere meglio. E poi voglio iniziare il mio diario, perché vi ho detto che io vorrei iniziare il diario, ma non l'ho ancora fatto. E volevo farlo anche con voi. In qualche modo devo farcela. Non penso di farlo tutto oggi, perché è davvero un casino. Domani, magari quando Grace andrà a scuola, facciamo questa cosa del diario o delle piante, non lo so, comunque queste sono le cose del video. E poi comunque è un vlog e vi faccio vedere cosa facciamo durante il giorno. Ok, eccoli qui. Sono 4 rotoli. Adesso li apriamo insieme e vi faccio vedere. Questi due con delle foglie. Brutto non avere unghie. Eccolo qui. Carino. Questo qui, semplice, trasparente. Grace. Eccolo qui.
Questo è trasparente. Cioè, guardate la differenza. Questo è molto meno rispetto a questo. Questi sono due. Quindi adesso andiamoli a mettere. Ah, ovviamente prima si devono pulire le finestre. Ci aiuto Brava. E quando passa il sole, poi la casa si colora tipo arcobaleno, guardate. Cioè, immaginate con la io. luce Eh sì, è in mezzo. proprio bello, adoro l'arcobaleno. Chissà se regge. Allora, la finestra che vorrei fare è questa qui, dove io lavoro. E anche lui lavora. Ovviamente noi l'abbiamo fatto vedere, adesso è proprio diventato grande. Vedetelo. Cosa dobbiamo pulirlo? Puliamo le finestre? Sì, sono sicurissima. È bello pulire le finestre perché mezzo che a me mi piace è tutti i giorni che non lo faccio pulire le finestre, vero te? Vuoi pulirle tutti i giorni? Infatti, come ci voleva. Infatti. Ah, che brava Grace. Finito Grace? Ok, finestre pulite. E adesso capiamo un po' come mettere questi. Questo qui, siccome è piccolo, lo mettiamo sotto, a questi di sotto. Qui. Devo tagliare. Ce la mettiamo. Oddio, sembra di meno. Ma è successo che è di meno? Forse perché tu l'hai tagliato poco. Io ho preso le misure. Dobbiamo soltanto mettere pezzo qui e pezzo qui. Allora, mi piacciono tanto, certo se li vedi da vicino si vede un po' il distacco, ma nemmeno troppo. Adesso la parte sopra, comunque mi piacciono tantissimo, che dite? Sperando di farlo bene. Devo prendere almeno una sedia per metterlo lì su. Questo. Che bella la mia lettera, la tua lettera, i nostri colori preferiti. Bellissimo! Sei proprio brava, Grace. Grazie. Bello. Ecco qui, purtroppo il sole è andato via, però guardate che effetto fa. Si fa tipo un effetto proprio di sirena, proprio bello. Allora, faccio l'altro così poi vi faccio vedere meglio. Finito, guardate che bello. Cioè, immaginate col sole, questo è il tramonto, però non arriva qui il sole. Immaginate invece quando entra dalla finestra. Cioè, qui sarebbe, si colorerà tutto. Mi piace tantissimo. E così nessuno mi guarderà più dal balcone. Che dite, vi piace? Allora, ovviamente se vi avvicinate si vede il distacco dai due, cioè guardate, non è proprio bellissimo. Però, cioè, tanto sto solo io qui, va benissimo. Tra l'altro,
non ho visto le misure, ma questo era più piccolo, quindi questo andava tagliato e ritagliato. Invece questo, guardate, è tutto uno. Quindi se prendete le misure bene, è perfetto. Cioè qui non c'è nessun distacco, guardate. Cioè sembra proprio il vetro così adesso. Bello, Grace? Yeah. Che hai preso? Per la coda. Preso questo per fare la coda. È bello? Sì. Ne vuoi uno rosa per la tua stanza? Sì. Bello. Ok, metti anche le orecchie da gatto come Nerino? Sì. Vediamo, fai il gattino. Miau. Vai, metti là. Chi è arrivato? Nerino. Che belli che siete! Sì, l'hai visto? Ok, è arrivato il momento di cambiare le piante da questi vasi qua. Questa è proprio messa male perché Nerino ci gioca un po'. Quindi ho comprato due uguali e una diversa, perché questa me la vorrei tenere tipo sulla scrivania. Queste due boh, in giro per casa. Hanno anche i piattini. Qui ho fatto io i buchini perché non c'erano, e per metterla comunque nel piattino, perché non mi andava di comprare un'altra cresta più piccola, poi sarebbe stato troppo piccolo. Perché da quello che ho capito le graste hanno bisogno di buchi. Quindi quelle graste senza buchi che vendono, no? È perché mettono altre graste dentro, cioè non so come funzioni, però così mi hanno detto. Io dico di iniziare da questa, che è quella che sta proprio tra tutte malissimo. Questo bellissimo gattino qui ama giocare con le piante, le uccide o le morde. Cioè guardate, povera pianta. Io spero che si riprenda in qualche modo. E adesso la mettiamo dentro la terra. In una di queste. Allora, quindi questa andrà qui, questa qui, che è quella più grande, cioè guardate che foglia, questa sta proprio benissimo e sta ancora crescendo. Tra l'altro queste qui sono piante di avocado, vabbè non l'avevo detto, no, piante di avocado che diventeranno degli alberi, cioè se riesco a non ucciderle, ci seguiranno per tanto tempo, per tantissimo tempo. Le vorrei poi mettere nel mio giardino quando ce l'avrò, ed è anche facile farle crescere, quindi magari, siccome a me piacciono tanto le piante, se volete vi faccio vedere come faccio, e prendendo altri avocado e poi facendoli crescere insieme. Questa qui la metterò qui dentro. Ok. Anche questa sta bene. Anche se, tra l'altro, questa qui è la prima che ho fatto nascere. Mentre questa è la seconda, che è più grande. E non capisco perché. Cioè, guardate, c'è proprio un sacco di differenza. Quindi, non capisco come funzioni la crescita. Le ho cresciute insieme tutte allo stesso modo. Cioè, questa prima, questa dopo. Ma comunque, ho passato vasi per vasi, tutti gli stessi, tipo questa prima. Stava dentro qui, quindi non è cambiato niente e non capisco. Vabbè, saranno tutte diverse le piante, come siamo noi, tutti diversi. E anche questa, guardate, sta continuando comunque a crescere. Piano piano, ma cresce. Questa più veloce. Vabbè, ecco, ho perso una foglia, questa qui che è un po' malatina. Speriamo si riprenda. Io dico di iniziare subito da questa. Questa è la terra.
guardate le mie mani. Vabbè, allora, facciamo un buchetto. Togliamo gli stuzzicadenti. Senza, sono lunghe. Quindi il testo lo farò più profondo. Questo seme deve restare comunque fuori. Ecco fatto. Questa è la pianta, quella un po' malatina. Eccola qui. Facciamo tutte le altre. Qui sto facendo già un casino. Beh, volevo mettere qualcosa sotto, ma non trovo niente da mettere qui sotto. Cioè, non voglio sporcare asciugamani, poi vabbè, farò con la scopa e basta. Sto sporcando tutto il vaso. La radice, guardate, è molto più lunga. Cioè, questa qui è tutta la radice. Devo fare un buco molto più profondo. Tra un'ora devo uscire, io spero che riuscirò a pulirmi tutte le mani. Vado, guardate le unghie. Allora, vediamo così. No. Allora, ho ritolto tutta la terra per mettere prima la pianta così e poi la terra, insomma, prima. Sto facendo la stessa cosa a questo perché ha una radice molto lunga. Allora, un attimo, dobbiamo assolutamente lavare questo puzzolone. Cazzolino! Perché puzza tantissimo! Sì, è un puzzolone! Allora, non è la prima volta che lo lavo. È vero. Però non, cioè, è comunque un gatto, quindi non è proprio abituato al... Vabbè che nemmeno i cani sono abituati, anche se li lavo molto più spesso, però... E vedi questo gatto che è carino! Ho comprato proprio appositamente questo per gatti. Sei pronto, Nerino? Nerino! Dai, dobbiamo lavarti per forza. Spaghetto. Sì, dai, vediamo. Nerino, è calda l'acqua. Ok, calda. Nerino, è bella. Hai visto? Vedi che ti piace? È bella l'acqua. È bella. Si può anche giocare. Ah, ti ci voleva un bel bagnettino con l'acqua calda. Ti piace? Nerino bello? Mettiamo un po' di sapone. Sta anche da solo Nerino adesso. Non lo so come... Nerino! Fa freddo! Non hai finito, ti metto il sapone. Che sapore! Ah, sì. Guarda che bello Nerino! Ah, profuma questa cosa qui. No, Nerino, no. Dai lì, lì. Nerino, Nerino. Così si parte. Allora, Nerino. Abbiamo finito, ti sei anche sciacquato bene. Ok. Asciugamani. Asciugamano. Aspetta. Coda. Ecco qui, finito. Ecco, che fa? Aspetta, dai, lasciamolo, vai. Che si sente?
bello. Dai, raccogliti. Perché snack? Ecco il nidino bellissimo, tutto lavato, pulito e profumato. Come sei bello morbidino. E adesso ha fame questo nerino. Hai fame? Ecco che arriva lui. Non tu. Mi ero completamente dimenticata che stavo facendo questo video. Allora, le piante sono qui, nelle loro graste. Per ora stanno qui tutte e tre. Devo prima capire se staranno bene oppure la terra non va bene, se metto troppa acqua, troppo poca, se le devo far ritornare nell'acqua e quindi non si sono abituate. Qui vi ricordate che era malata? Queste foglie penso che le toglierò direttamente perché vedo che stanno delle foglie sane, quindi queste penso che cadranno da sole, non lo so. In questo momento sto facendo delle creazioni che devo mettere nel negozio. Ah, guardate questo gattino che ho disegnato e l'ho reso un ciondolo. Ho fatto anche questi qua a forma di nerino di Natale e sto pensando di farli grandi per appenderli tipo all'albero di Natale, però vorrei usare molti di questi fogli, questi qua che si rimpiccioliscono e poi diventano ciondoli, per crearli, quindi non so se mi conviene davvero o no, cioè li farei tipo così grandi che poi diventano così piccoli, ma forse sono anche troppo piccoli. Soltanto che ho già visto che se faccio una cosa troppo grande viene tutta storta, per esempio guardate questo, e l'avevo fatto bello grande ed è venuto tutto storto, guardate, è tutto un po' storto, mentre per quelli più piccoli è più semplice farlo dritto. Il diario invece penso di farlo in un altro video direttamente perché devo capire questo quanto è lungo e poi sono già passati tanti giorni e mi dispiace che vi abbia fatto aspettare così tanto per un video. Quindi mi muovo a fare questo e faccio subito un altro dove dobbiamo iniziare il diario nuovo. Infatti qui ho già preparato la prima foto, questa è l'ultima foto che ho scattato e questo è il diario nuovo. Guardate, questo qui era il mio diario vecchio. Tra l'altro qui ho una pagina, eccola, questa qui è una lettera che ho scritto a me stessa, dove appena finivo il diario dovevo rispondere e scriverla qui e così via. Quindi anche qui l'ho fatto nelle pagine un po' dopo perché non lo sapevo, poi l'ho scoperto dov'è. Cioè guardate, un po' di pagine dopo perché non lo sapevo. Qui la farei sicuramente direttamente alla seconda pagina, quindi ci vorrà un po' di tempo per fare tutto per bene. Vi voglio prima dire una cosa, intanto che mangio un'insalata. Allora, ho creato un codice sconto per il mio negozio soltanto per le persone che arrivano da YouTube, quindi il codice sconto, trovate il link del mio negozio in descrizione, il codice sconto è YouTube25, tutto in grande, e avrete il 25% di sconto su tutto il negozio. Finito. 20 minuti devo andare a prendere Grace, però prima volevo provare questo, che è un piccolo microfono che ho preso su Amazon tanto tempo fa, e volevo vedere se conviene con il cellulare usare il microfono oppure usare il microfono del cellulare. Quindi adesso sto parlando senza. Vediamo. Guardate questo piccolo microfono qui. Magari lo metto qui, non lo so, però se si sente meglio potrebbe essere una cosa in più. Bene, oddio, non so nemmeno come tenerlo.
Però funziona, cioè io posso stare lontana e si sente. Piccolino, magari lo metto qui. Cioè, oddio, per fare i vlog non so. Però mi piace, devo capire se la voce è meglio con o senza, ditemi anche voi, però voglio fare una prova. Se cammino si sente meglio con o senza? Adesso voglio provare ad allontanarmi. Per esempio, li metto qui. Mi sentite? Allora ditemi se mi sentite bene o no. Vabbè, poi lo vedo io. Niente, con questo microfono vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento. Vi ricordo che giù in descrizione c'è il mio shop online e ci tengo tantissimo. Vi ricordo sempre che ho creato un codice sconto per voi. Basta mettere qualcosa nel carrello e poi scrivere YouTube 25 e avrete il 25% di sconto. Mi scuso ancora per questa assenza lunghissima e spero che non ricapiti più. Ci vediamo in un altro video. Ciao!